Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torna Let's Play di The Sims 4 e oggi andremo ad arredare un nuovo appartamento con la nostra Dana, ma ci concentreremo tanto sulla nostra mia. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non vi siete iscritti e seguitemi anche se vi va su Twitch dalla domenica al venerdì alle 21:30. Detto ciò, si comincia col video. E oggi ragazzi si parte da qua. Come vedete abbiamo una nuova porta. Ho fatto dei piccoli cambiamenti. Beh, intanto ho comprato qua le sedie. Oh, e il nostro Will è appena salito da quella che è una camera assolutamente da buildare. Abbiamo 2500 simoleon, quindi ragazzi mi sono dato anche, come dire, una sorta di calmata. E intanto è la nostra Dana che ci fa vedere che abbiamo una stanza dove ho messo il premio della carriera del nostro Dirk. Perché io vi ricordo che la carriera noi l'abbiamo massimizzata con il nostro Dirk, abbiamo finito e quindi abbiamo tutti i premi. Ho messo la postazione da robotica perché vi ricordo che Kalia vuole occuparsi di robotica e sta facendo in realtà il lavoro da social manager tanto per. E qua credo ci sarà un bagno. Al piano superiore invece che ho fatto ragazzi? Beh, ho migliorato un attimo due robette, ovvero qua ho lasciato tutto com'era, non ho modificato nulla. Ho semplicemente modificato tanto il nostro studio. Guardate un po', ora abbiamo due postazioni, le postazioni per la bambina perché voglio fare anche delle abilità con la nostra mia. Ho messo i suoi bei simmi qua su, ma ho lasciato lo spazio per mettere tante fotografie di famiglia. Ho messo il PC vecchio in questa postazione e qua ho fatto un altro mobiletto molto utile per riporre gli oggetti, la postazione per gli elementi, ho messo il nuovo divanetto, due librerie messe di così e seconda postazione col PC della carriera da 5800 simoleon. Questo è utile perché come vedete il nostro Dirk sta streamando e devo dire che un simoleon ogni tanto lo guadagniamo. Mi piace molto il nuovo studio, è più semplice, qua ho messo questo che ci servirà per la bambina per mettere tutte le cose che andremo a fare in quanto ricercatori. Per il resto ragazzi non ho modificato nulla. Detto ciò, anche oggi cominciamo proprio alle 8:22 perché ragazzi dobbiamo andare ad arredare stavolta un piano e ho paura davvero che sia un attico. Speriamo di no, vediamo un po' cosa succede. Il cognome ragazzi non ricordo se appartiene a una vostra famiglia, quindi vediamo un po', magari andiamo a lavorare da una vostra famiglia e cominciamo subito. Ed eccoci arrivati. Dove siamo di bello? A Willow Creek? No! A Brindleton Bay? No, a Willow Creek. Siamo qua. Forse siamo a New Crest. Ma non importa, ragazzi. Noi bussiamo alla porta. No, in realtà siamo a Willow Creek, ragazzi. Che dico? Assolutamente. Salve, toc toc. Ciao, salve. E cominciamo a conoscere i clienti. Salve, quanti clienti? Presentazione amichevole, intanto così capiamo quanta gente da conoscere. Presentazione amichevole, intanto vado a fare così. Vado da Dana, vediamo un po' cosa succede. Ciao! Oh, ma quante robe! Spero non sia un attico, ragazzi. Ho paura. Vediamo un po' cosa succede. Ciao, ragazzi. Presentazione divertente. Mostra il portfolio. Discutiamo dei motivi. Vediamo un po'. Sono solo tre preferenze. Speriamo bene. Lamentati della vita sentimentale. Anche no. Parla dei progetti precedenti. E vediamo un po' cosa ci dicono. Amano gli sci. Mi piace. Poi? Amano la forma fisica e amano la cucina. Bello. Però ora arriva la parte peggiore. Ovvero, intanto chiediamo un attimo di... vediamo un po', intanto discuti delle ultime tendenze con lui. Voglio capire se riesco almeno a carpire un colore. Se riesco, sarebbe già tanta roba. Vediamo un po'. Entusiasmati per il ballo, non ci interessa. Chiedi degli hobby, non ci interessa uguale. Vediamo un po' se mi dice il colore preferito, sarebbe bello. Ma a quanto pare non ne hanno voglia. Ok, è arrivato il momento di scoprire cosa dobbiamo fare. Quindi manda via il cliente. Grazie. Sì. Riservato al piano terra. Siamo fortunati. Loro amano la cucina. Perfetto. Potremmo allora rifare la cucina con magari uno spazio esterno dove mettiamo qualcosa per la forma fisica. Magari una piccola palestra. La possiamo fare. Se avanzano simoleon.
Magari qua chiudiamo qualcosa, spostiamo il bagno da qualche parte, insomma. O magari lo facciamo al secondo piano. Ma non ci interessa, in realtà. Facciamo così, occupiamoci solo della cucina. Non facciamo danni, va che è meglio. È piccoletta la cucina. Quindi dobbiamo un po' cercare di gestirci gli spazi. Qua non posso fare così. Sì. Beh, se la posso allargare un attimo. Chi siamo noi per giudicare? Ho avuto un'idea. Facciamo così e facciamo così. La porta io la metterei da questa parte. Disturba con qualcosa? Sì, col WC, ma io vado a fare così. Perfetto. In modo tale qua che se riesco a recuperare un po' di spazio e lo posso fare. Oh, ragazzi. Questo mi piace. Questo mi piace. Perfetto, abbiamo recuperato una zona per la dispensa, signori. Ora, non sappiamo i colori, non sappiamo lo stile, io spero di non failarlo, visto che non ci hanno dato troppe indicazioni. Però, in qualche modo, lo si fa. Non vorrei distruggere troppo lo stile della casa, quindi andrei sul classico. Se voi siete d'accordo. Ma sì, cerchiamo di non distruggere troppo ciò che abbiamo davanti. Al massimo, se riesco, mi piacerebbe utilizzare questo stile. Ok. Questo stile lo facciamo fin qui. Direi che m'accontento. Direi che m'accontento assolutamente. Sala da pranzo, cucina fatta così. Questo lo mettiamo più centrato. Ci mancano 700 simoleon. Al massimo possiamo mettere una piccola lampada. Perché no, un punto luce in cucina. Non troppo esagerato. Magari qualcosa così. E ragazzi, direi che m'accontento. Ora, devo fare le foto del dopo e anche del prima. Mi sono scordato di fare le foto del prima, quindi ragazzi, come al solito, le facciamo. Però, molto carina, più o meno, molto classica rispetto alla casa, ma ho deciso io di utilizzare questo stile. Spero però vi piaccia. Qua intanto, visto che non abbiamo cambiato niente, possiamo invece mettere qua l'arcata. Così. E sembra la foto del prima. Più o meno. A questo punto, ragazzi, lei è felice. Ma chiederei ad Ana di chiamare i clienti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfetto. Togliamo i muri e vediamo un po' cosa succede. Quindi, chiamiamo i clienti. Speriamo bene, ragazzi. Sì, voglio assistere e spero stavolta mi faccia assistere. Sono 4. Ok, no, in realtà 3. In realtà 3. C'è un imbucato fra loro. Non lo so. Beh, intanto li facciamo entrare in casa. Vediamo un po' che dicono. Eccoli, ok, stavolta dovrebbe andare bene. Perfetto. Eccola. Beh, ripeto, è strana la cucina. Però è una bella casa questa. Molto classica, ci sta con gli archi. Bella. Speriamo apprezzeranno, va? E qua dobbiamo cominciare a far vedere tutto. C'è gente molto molto arrabbiata. Molto molto arrabbiata. Ma spero passi la paura. Ho messo tutto. Mi scusi, ma lei sta già pulendo il forno. Ma già così me lo dice. Ma non ho parole. Io spero apprezzino il marrone, ragazzi. L'ho dato per scontato perché hanno l'intera casa sui toni del marrone. Ma effettivamente, effettivamente, ragazzi, sono tutti distrutti.
Ok, lui è felice però. Lui è felice. Rallegra. Rallegra. Presentazione amichevole. Molto infuriata. Ma non capisco il motivo, amica mia. Impara a conoscere, grazie. Ok. Vediamo un po' se c'è qualcuno che... Ok, è disposto a... Ok, è andata male, ragazzi. È andata male perché loro mi hanno chiesto, giustamente, la cucina, una zona per la palestra, quindi ho, tra virgolette, accontentato uno, ma gli altri due no, e la zona per le sci. E quindi in realtà non possono essere tutti felici. È per forza. Intanto lui dovrebbe esserlo, però. No. Mi pare giusto. Chiedi il verdetto finale. C'è qualcuno fra di voi a cui piace la cucina? Chiedo, eh. No. Fuori due. Io spero mi paghino. Da un'occhiata. Non ho parole. Da un'occhiata. Secondo me è andata malissimo. Eppure, ragazzi, cioè, non è un brutto lavoro, eh. Quindi è lei quella che chiedeva la cucina fra tutti? Fatemi capire. Non ho parole, ragazzi. Non lo accetto. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Vabbè, dobbiamo stare attenti a chiedere il colore, a quanto pare. Qua dobbiamo per forza prendere un altro lavoro in carico, quanto prima. Ristrutturazione di una stanza, va bene, no? In realtà io vorrei cominciare a prendere un po' di dindini da questo lavoro, ragazzi, perché siamo a corto. Quindi, che posso fare di bello per dei dindini? Camera dei bambini, 6,45, 6,35... Questa, magari la teniamo. Aspettiamo un attimo che torni la bambina però da scuola. Ok, intanto genitorialità, fintanto che aspettiamo la bambina. Cara la mia Dana, gioca e soprattutto altre scelte, cura del bebè. Vorrei... Che ha il gatto? Che ha il gatto? Accarezza il gatto un attimo. Tanto Dirk inizierà a lavorare tra un'ora. Bravo Dirk. Oh, intanto lei ha aumentato i voti. Cosa è successo? No, come rottura del PC? 2700! Chiama un servizio di riparazione. No, parole. La bimba... Ok, ragazzi, va tutto bene nel mondo. Il gatto... Sta un po' così. No, altre scelte amichevole, non proprio. Volevo in realtà fare in modo che lui, che lei, non salisse sui banconi. Ma non importa, ragazzi. Perché? Perché oggi andiamo in giro con la bimba. Con la bimba. Io vi ricordo, ragazzi, che questa bambina è una futura ricercatrice. Cosa significa? Credo sia la carriera più difficile sui Sims 4. Ovvero... Mi sono messo in testa di chiedere alla bambina di collezionare il più possibile. Tutti i pesci, magari, non lo so, ma le rane. Tutte le cose da scavare. E così via. Quindi cosa dobbiamo fare di bello? Dobbiamo cercare dei luoghi dove appunto ci sono delle cose da scavare. E affini, e affini. Quindi, visto che a Brindleton Bay piove, direi che la bambina se ne va a giro per Willow Creek. Partiamo da Willow Creek, ragazzi. Andiamo a cercare di determinare tutti i segreti di Willow Creek. Quindi per farlo andiamo da soli e ci prendiamo un quartiere alla volta. Cerchiamo di scavare tutto con la bimba e vediamo quante collezioni e come collezioniamo il tutto. Quando crescerà, ovviamente, questa carriera la porterà a giro per il mondo. Per dire, andremo a Salvadorada, andremo a Strangerville, andremo un po' dappertutto in realtà, ragazzi. Quindi... Sarà una carriera molto molto tosta quella della bambina, ma visto che è ancora bambina, direi che ci possiamo approfittare di questo per, che so, magari cercare le rane o fare delle cose più semplici, visto che è solo una bambina. Poi pian piano faremo tutto. Quindi ragazzi, parte la missione della nostra Mia. Vedo delle cose da scavare e le prendiamo. Vedo delle persone che ci hanno lasciato e va bene così. Noi intanto chiediamo alla nostra Mia di scavare e di prendere le rane, insomma, di fare ciò che si deve. Quindi
Devo stare attento perché ecco qua, perché non ricordo mai dove sono ubicati i cercarane per il mondo, ma c'è un po' da fare. Oh, intanto perfetto. Ragazzi, dobbiamo completare la bacheca di tutti i minerali. Sono felice, ovviamente lo faremo fare magari ai genitori, non ricordo se i bambini possono, non credo. Esatto, mandarle al consiglio, lo può fare però la mamma. E la cosa mi piace. E quindi possiamo far tutto. Tanto lei ha fame. Vada, vada mia. T'aspetto una vita da ricercatrice. Di rane, di tutto ciò che arriva. Qua intanto vediamo un po'. Ok, no. La fine del quartiere è questa. Vediamo un po' da questa parte se c'è qualcosa da scavare. Cosa potrebbe contenere? Apri. Vediamo un po' che ci trova dentro. Ok, intanto io controllo, fin tanto che lei chiacchiera con la gente, giustamente. Noi andiamo a giro e vediamo un po'. Ok. Beh, la bimba basta però, grazie. Oh, bene, aprila. Perfetto, ragazzi, anche la collezione di My Sims. Stavo guardando, questo quartiere in realtà mi sa che l'abbiamo... Scherzavo. Visto quasi tutto, mi sembrava di sì, invece mi frega sempre. Ok, forse le rane erano solo là. Devo poi ricontrollare per bene, ma credo di aver scavato il possibile da questa zona. Intanto notare che sono le 21. E vabbè. Oh, altra capsula. Perfetto, questi li mettiamo a casa, faremo una stanza per le collezioni, ve lo dico già. Qua intanto ci sono delle bici. Perfetto. Molto bene, molto bene. Però non vedo altre cose da scavare. Fatemi vedere. Poi in realtà è anche notte, ragazzi. In realtà dovrei andare a giro di giorno. Uno, perché sono una bambina. Due, perché in realtà si vede meglio. Ma credo di aver visto tutto. Quindi, spostiamoci di quartiere. Abbiamo visto questo. Andiamo in questo. Pian piano facciamo tutto. Ed eccoci qua, nuova parte di scenario. Guardiamoci attorno. Ok. Oddio, si vede una ceppa. Non si vede una ceppa. Perfetto. Tanto grazie Dirk, grazie di esistere, che almeno abbiamo 5.000 simoleon, ragazzi. Siamo messi malissimo con le finanze, ma qua siamo messi benissimo per quanto riguarda rane e robe da scavare. Ragazzi, siamo arrivati in questa parte di mappa, ma sinceramente io tornerei a casa. Uno, per mettere a posto i bisogni. Due, perché è mercoledì. Dobbiamo andare a fare l'incarico con Dana. E poi in realtà aspetterò il sabato e la domenica. Anche il prossimo episodio, ragazzi, ce ne andiamo con Mia a fare un sacco di robe. Probabilmente il prossimo episodio, ragazzi, vi dico che non facciamo cose legate all'arredamento. Magari facciamo oggi l'altro incarico, così almeno siamo a posto. E prossimo episodio cominciamo a fare davvero i ricercatori. Perché? Perché la bambina intanto sta male, ha fame, ha sonno, eccetera. Per fortuna avevamo i biscottini per il procione. La bambina deve andare a dormire instant. Brava, che sei anche messa qua. Vai pure a dormire. E con Dana aspettiamo, perché ormai siamo addirittura d'arrivo. Facciamo l'ultimo incarico di oggi. E poi, ragazzi, poi... prossimo episodio, ve lo dico, incentrato completamente su Mia. Magari andiamo con Mia a raccogliere le rane di giorno e anche le altre cose da scavare. Andiamo anche con Mia al parco per cercare nuovi amici, eccetera, eccetera. Intanto lei deve andare a lavoro, non mi sto occupando troppo della sua carriera, ragazzi. Per il semplice fatto che, ripeto, voglio fare un sacco di cose, tra cui la robotica. Quindi in realtà lavora i materiali, chip per computer o meccanismo. Dovrei fare anche questo in realtà con lei, Dovrei cominciare a lavorare per bene. Tanto aspettiamo l'incarico e vediamo un po' che ne viene fuori. Intanto Kalia ha completato il meccanismo, si trova a lavoro. Lavora Misodo, Kalia, solo perché siamo poveri, ma poi cambieremo vita.
E intanto Dana come sta? Deve andare a lavorare. Volevo vedere se avesse i bisogni a posto, ma credo debba solo andare in bagno, quindi nel caso ce ne approfittiamo a casa dei clienti. Ed eccoci a casa dei clienti! Ma ciao, Z-Springs! Stanza per bambini! Discuti delle tendenze d'arredamento! Questi sono vecchi clienti, mostriamo il portfolio! Ciao! Ok... Gradisce la malizia, ma in realtà... sono quelli della live! Ma in realtà, ragazzi, il problema... è che io devo determinare tipo i colori. Altrimenti è un guaio. Facciamo altre domande. Chiedi dei motivi preferiti. Vi prego. Chiacchiera con Yukata, non ci interessa. Dovresti bussare alla porta, Dana. Grazie. Yukata ovviamente è diventato un pilastro, ma chi se ne importa. Ama il violino, quindi in realtà possiamo mettere anche un violino nella camera dei bimbi. Fatemi vedere, eccola la bimba. Che i motivi preferiti. E non ho parole. Scusate ragazzi però, esatto, ora stavo guardando. Ma questa è la stanza della bimba che ho fatto l'altra volta. E a sto punto ne faccio un'altra. Ne faccio un'altra, ragazzi. Cioè, io ho messo alla bimba tutto quello che serviva. L'abbiamo fatto in live, è andata benissimo. Gradisce il blu. Perfetto. Perfetto. E allora trasformerò una di queste camere in una camera da bambini. Ragazzi, io non vado a smontare questa. Mi è costata fatica e lacrime per farla. Quindi va benissimo così. Sì. Facciamo così. Manda via il cliente. Grazie, ok. Un attimo che vado in bagno. E ragazzi, sì. Prendiamo una camera a caso, a caso. Vai qui. E semplicemente facciamo una camera per bambini. È verde questa, è quella del ragazzo. Ok, facciamo una camera per il ragazzo, magari non proprio per bambini, un po' per adolescenti. E la facciamo sui toni del blu. Che ci costa? Fuori uno... Fuori due. Fuori tre. Perfetto. Semplicemente, ragazzi. Vado qui. Vado qui. Buttiamo via tutto. E rifacciamo da capo. Ottimo. Non abbiamo proprio uno stile, quindi andrò un po' a braccio. Con tutti i rischi che ne derivano. Abbiamo 6.000 simoleon. Perfetto. La facciamo magari di un altro colore. La facciamo magari continuità, quindi diamo continuità con l'altra. Qua magari facciamo un azzurrino tenue. Ok. Passa la paura. Molto bene. Qua prendo i faretti come al solito, quindi ne metto uno qui. E stavolta spero di aver fatto tutto per bene. Ma lo spero davvero. Quindi, scatta le foto del dopo. Ovviamente dobbiamo andare in questa stanza. Beh, la camera non è male, secondo me. È un po' vuotella, però ragazzi, che ci volete fare? Voleva il PC, voleva la stanza da gaming, il ragazzino. Non possiamo fare altro. Chiamiamo il cliente. Spero stavolta sia felice di tutto ciò, ma ne dubito altamente. Però noi ci proviamo. E così almeno abbiamo dato anche continuità alle due camere. Certo, l'altra volta ragazzi ci siamo divertiti molto di più, con i dettagli. Stavolta è un pelino più scrausa, però sentite, non si può far nulla.
Vediamo un po'. Riveliamo. Ok. E vediamo un po' cosa succede. Riusciranno i nostri eroi a fare le cose per bene a sto giro? Anche perché, ragazzi, con l'incarico di prima ci siamo un po' bruciati la reputazione. Il che non è il massimo, eh? Sì, bravi, raghi. Dai un'occhiata. Dai un'occhiata. Questo è importante. Poi, date un'occhiata anche alle cose importanti, ragazzi, che vi ho messo, eh? E anche il violino. Ragazzi, vi ho messo tutto quello che serviva. Signori, vi prego. Oh, vi prego, ditemi che va tutto bene. Rallegra. Il gatto sta bene. Anche a lei la rallegriamo. Complimento sincero. Rallegra. 4 di 5. Ragazzi, qua dobbiamo ancora dare un'occhiata. Anche ai vestiti. Anche al tappeto. Anche a tutto ciò che è blu. Dobbiamo farlo. Perché sì. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata. Volevate tutto blu, ragazzi, a sto giro, eh? Oh, la bimba sembra felice. Gli altri non lo so. Intanto comincia a nevicare, che bello. Intanto mi ha finito con la scuola. Perfetto, brava mia. Dà un'occhiata. Dà un'occhiata. Il letto. Ok. Sono disponibile a concludere. La bimba mi sembra quella più felice. Vediamo un po' cosa succede. Ok. Non capisco se la bimba è felice. Dubito di no. Però fa niente. Ma dove va? Ah! Perfetto. Non fateci caso, ragazzi. La bimba è felice. Sono tutti felici. Oh, sto giro, ragazzi, abbiamo fatto le cose belle. Sì, ragazzi, è andata alla grande. Vediamo un po'. Dovrebbero essere tutti abbastanza felici. Vediamo. Sì. Ok, stretta di mano, quindi è moderatamente felice, non si è emozionato. Vediamo un po' gli altri. Sì, molto bene. Anche lui moderatamente felice, la bambina ovviamente era strafelice. Mi ricordo di aver messo anche qua il violino, ma non importa. E loro sono molto felici. Loro dovrebbero addirittura commuoversi. Non proprio. Ma lei forse sì. Lei sì, eh? Vediamo un po'. Ma no. Sono felici, senza infamie e senza lode. Perfetto. Decisamente migliorata, però. Il che mi piace. E ragazzi, siamo tornati a casa, dove piove, ovviamente, con almeno un po' di reputazione salvata, se vogliamo. Cara la mia, senti, tu ti stai salvando solo perché piove sempre in sto quartiere e perché effettivamente vai a scuola e ci sta tutto. Però sappi che dobbiamo andare quanto prima a fare delle cose belle, mia, perché dobbiamo far tutto. Voglio solo capire, vediamo un attimo, se è arrivata la posta. E se non è arrivata la posta, aspettiamo un attimo. Così concludiamo. No, eccola qua la posta. Concludiamo l'episodio. Poi intanto dobbiamo anche aprire i pacchi. Oh, 1, 2 e 3. Qua intanto apriamo la letto. Non possiamo. Apriamo il pacco. Non possiamo. E di chi è il pacco? Ah, di Dana. Scherzavo, ragazzi. Dana, apri pure tutto. Apri la lettera. Non ho parole. Lamentele dai clienti. Invisi vista, perché assoggettare i tuoi clienti comuni televisori quando potresti rinnovare con un nuovo televisore? Qua intanto ho ancora il filtro blu. Urca! Questo è bello! Grazie ai clienti per il televisore. Questi intanto, ragazzi, sono i cimeli di guerra delle ristrutturazioni. Li vendiamo. E sinceramente, ragazzi, la TV ce l'avevamo, meglio venderla. E però, a questo punto, Dirk, lo facciamo in maniera simbolica. Diamo per prima cosa tutti questi alla bimba e poi chiediamo a lei, quindi alla nostra Mia, di venire qua. Questa collezione è stata cominciata da Kalia. Mia, ve l'ho detto, è della stessa pasta della mamma e quindi diventa così ricercatrice
E ragazzi, fuori uno, fuori due, fuori tre, fuori quattro. Ce ne mancano tre, quattro, sette, otto, nove. Però, finalmente la collezione sta dando i suoi frutti. E ovviamente la bimba deve fare un sacco di robe perché sta malissimo. Ma detto ciò, ragazzi, vi dico che per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi ricordo anche che ci troviamo da domenica, venerdì alle 21:30 in live su Twitch. E per il resto, ragazzi, io non posso fare altro se non ringraziarvi, darvi l'appuntamento alla prossima e dirvi ciao a tutti.